Istituita nel 1919 per commemorare la fine della Grande Guerra in Italia, la festa del 4 novembre celebra l'unità nazionale e le forze armate del paese. Al mausoleo di Posillipo, che accoglie i corpi dei caduti delle due guerre mondiali e delle quattro giornate di Napoli, il sindaco, il prefetto e i delegati di provincia e regione hanno presenziato in mattinata alla rituale deposizione delle corone di alloro. Più tardi, alla Darsena Acton, all'interno della base navale, è stato eseguito un solenne alzabandiera al cospetto dei rappresentanti di tutte le forze armate dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica. L'Italia fa assoluto affidamento sui suoi militari per la propria sicurezza e per l'affermazione della pace e della giustizia nel mondo. Nel salone delle cerimonie della prefettura, infine, alcuni cittadini di diversi comuni della provincia di Napoli sono stati insigniti di varie onorificenze attribuite dal Presidente della Repubblica per mano dei rispettivi sindaci e del prefetto. Una bella giornata per quello che rappresentano come esempio di lavoratori, di lavoratrici, per l'umanità e perché in questo giorno in cui si ricordano le forze armate bisogna ricordare le donne e gli uomini che ogni giorno fanno tanto per il nostro paese e qui per la nostra terra.